Arrivano novità importanti per la Juventus, perché Gianluca Di Marzio ci informa in merito a quella che è una notizia che era nell'aria, ma attenzione agli sviluppi, attenzione perché si muove qualcosa alla Continassa, qualcosa di delicato, qualcosa di molto importante. Scopriamo tutto insieme. Io però prima vi ricordo un paio di cose. La prima, scaricate OneFootball, migliore app e centro di colazione sul mondo del calcio, gratuita e personalizzabile. Vi consiglio di scaricarla perché è la migliore centro di colazione sul mondo del calcio. Altra cosa importante, qui su FCM Sport trovate tanti contenuti sulla Juventus, ma anche su tutte le altre squadre, quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, ma soprattutto lasciate un like a questo video, perché ci aiuta davvero tanto. È gratuito, non vi costa nulla cliccare sul pulsante mi piace, così come su quello della campanella, e quindi perché no, approfittatene. E allora andiamo alla notizia, perché la mamma di Rabiot è stata avvistata alla Continassa e c'è stato un incontro con il direttore sportivo Federico Cherubini, e attenzione perché si è parlato della situazione relativa al figlio, chiaramente il figlio Adrien Rabiot. Attenzione perché la Juventus a piccoli passi sembra essere intenzionata a convincere il ragazzo. C'è una Juventus che sta cercando di capire le intenzioni della mamma e del ragazzo, perché in questo momento, visto e considerato che il ragazzo sembrava non essere molto, diciamo, intenzionato a rimanere, ecco che quindi la Juventus aveva pensato eventualmente alla possibilità di monetizzare attraverso la cessione a gennaio. Viste però le condizioni e soprattutto le prestazioni di Rabiot quest'anno, sembra del tutto inevitabile, perché è diventato un giocatore troppo importante per la Juventus di Max Allegri. Non solo, grazie ad Allegri, secondo me, si è sviluppata la stella di Adrien Rabiot, perché Adrien Rabiot è uno di quei calciatori che ha fatto male da quando è arrivato, ha fatto malino, oserei dire, nell'ultimo anno, quello forse più importante, quello che poi lo porta alla scadenza del contratto, quando sembrava inevitabile l'addio dalla Juventus, ecco che viene fuori una situazione totalmente diversa, viene fuori una Juventus che è disposta addirittura a rinnovare, perché fa una stagione totalmente diversa. Attenzione perché attualmente però la notizia è che la situazione continua a essere abbastanza antipatica, perché la mamma non soltanto vuole strappare un nuovo contratto ma a doppia cifra, e quindi stiamo parlando di una Juventus che dovrebbe pagare qualcosa come 10 milioni per l'ingaggio. 10 milioni per l'ingaggio per la Juventus sono troppi, ma non ci si ferma qua, perché dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che la mamma, oltre che il mega ingaggio, vuole anche una commissione alla firma, che potrebbe aggirarsi sui 15 addirittura barra 20 milioni di euro. La questione delle commissioni, tra l'altro, la trovo veramente fastidiosa. Perché? Perché un tempo le commissioni venivano pagate alle società che prendevano il calciatore a parametro zero. Tradotto, il giocatore va in scadenza, io ti porto il calciatore da te, quindi tu non paghi nulla per avere quel calciatore perché il cartellino è zero, ma quantomeno alla gente tu paghi una piccola commissione che comunque in qualche modo fa contenti tutti. Questo aveva un senso nella politica dei parametri zero, che in cui le società non pagavano nulla. Ma se una società come la Juventus è già proprietaria del cartellino, che senso ha pagare le commissioni? Cioè qua bisognerebbe in qualche modo rivedere certi aspetti regolamentari per gli agenti, perché qua c'è il rischio veramente di andare oltre. Se una società che è già proprietaria del cartellino deve pagare l'agente per farlo rinnovare, oltre all'enorme stipendio che già si ha e che si dà, francamente lo trovo fuori dal mondo, lo trovo insensato, lo trovo anche poco rispettoso nei confronti di una società che invece ha investito per te. Ed è quindi continua a essere difficile la possibilità che Rabiot rinnovi con la Juventus. Anche perché, secondo, diciamo, le varie costruzioni, Rabiot vorrebbe un progetto serio, e in questo momento, in questa situazione di alto mare extracampo per la Juventus, è chiaro che da parte sua c'è un po' di preoccupazione. Dall'altro lato poi lui si vedeva già panchinato di fronte alla possibilità di un Pogba titolare nella Juventus,
ed invece poi ha cominciato a giocare, ma la mamma gli dice: ma chi ti dice che sarai titolarissimo qua? Metti caso che va via l'allenatore, perché poi c'è anche questo aspetto da considerare, cambia la società, cambia totalmente tutto l'approccio, e quindi chi ci dice che Allegri rimarrà? E se Allegri non rimane, potrebbe esserci una brutta sorpresa, oddio, ovvero un addio di Allegri, quindi un Rabiot che ha meno importanza in questa Juventus, nella prossima Juventus. La Juve però non molla la presa, c'è ancora e cerca di accontentare le pretese. Come vi abbiamo detto già più volte in passato, sta cercando di sfruttare il rapporto che si è venuto a creare proprio tra il tecnico bianconero e il francese per cercare in qualche modo di convincere Rabiot più che su un aspetto economico, su un aspetto proprio personale. È chiaro che sappiamo bene che l'alternativa, il piano B, il piano A fondamentalmente lo sappiamo, è quello di Rabiot, quindi cercare di convincere Rabiot a restare un anno per formare con Pogba un centrocampo tutto francese con la presenza poi dei giovani, perché l'idea è quella di fare loro, due i pilastri, i due francesi, Rabiot e Pogba, e poi attorno fare i Fagioli, i Miretti e i Rovella. Lo stesso Rovella potrebbe tornare insieme a Locatelli, questi quattro italiani più due francesi che comporrebbero il nuovo centrocampo juventino, con la partenza di McKennie sicuramente, con l'eccezione a titolo definitivo di Arthur e di Zaccaria, e soprattutto col mancato riscatto di Paredes, anche perché la Juventus quando prende Paredes è convinta di prendere Paredes e dare l'ingaggio di Rabiot a Paredes, perché la Juventus era vicina anche alla cessione quest'estate di Rabiot al Manchester United. Poi dice: vabbè, tanto l'anno prossimo va via zero. Ora sono cambiate totalmente le dinamiche, perché Paredes non verrà riscattato, perché sappiamo che l'obbligo di riscatto nasceva al momento della qualificazione in Champions, che non è avvenuto, e quindi non c'è più l'obbligo. Quindi è un diritto ora per la Juventus, e questo diritto secondo la Juventus non lo eserciterà, perché le prestazioni di Paredes non stanno piacendo, perché Locatelli e Rovella nella testa della società secondo me possono essere all'altezza di un centrocampo della Juventus, e soprattutto mi viene da pensare anche al fatto che comunque si sta cercando di rivedere un po' l'aspetto economico, quindi se proprio deve avere un centrocampista da quell'ingaggio là, la Juventus preferisce Rabiot piuttosto che Paredes, che anche per una questione diciamo interpersonale, diciamo così, non è esattamente la persona migliore del mondo, nel senso che comunque è arrivato alla Juventus, ma è stato chiaro ed evidente che nei primi mesi ha in qualche modo rallentato un po' con l'obiettivo mondiale, rispetto invece di un Rabiot che non è mai mancato, è sempre stato presente. Poi, come vi dicevo, l'alternativa è Milinkovic, che personalmente lo ritengo un giocatore di un livello superiore rispetto a Rabiot, ma non tanto nell'attuale stagione, ma nella costanza di carriera, cioè nella sua carriera Milinkovic non ha dimostrato molto di più rispetto a quanto ha dimostrato proprio Rabiot, perché Rabiot sta facendo una grande stagione quest'anno. Però nel calcio bisogna anche avere memoria, e io la memoria di un Milinkovic devastante in Serie A ce l'ho. Molti mi diranno: è solo in Serie A. Sì, solo in Serie A, secondo me basta e avanza, adesso comunque il campionato italiano non è il migliore del mondo, però non è neanche il peggiore del mondo, e soprattutto l'alternativa è Rabiot, che ha giocato ad alti livelli nel campionato italiano. Non l'abbiamo visto ancora in Premier, ecco. Per cui io francamente mi dico, se non dovesse continuare l'esperienza alla Juventus il buon Rabiot, se l'alternativa è Milinkovic mi va benissimo, poi l'alternativa è un'altra, è un altro discorso. Voglio sapere che pensate voi di questa situazione, con un rinnovo che è difficile ma non impossibile. Voi sareste più per il rinnovo di Rabiot, con però una commissione da pagare, oppure Milinkovic, che tra l'altro è scadenza, parliamo qui sotto nei commenti.